Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Android 41 su Nazuma Eleven Go, Luce. Oggi ci aspetta finalmente, direi anche era ora, la partita contro la scuola. Fiducia incrollabile, ecco qua Mark Evans che già ci aspetta. Dunque, siete giunti a una conclusione? Ci scusiamo per averla fatta aspettare. Abbiamo deciso di rispettare gli ordini che ci sono stati dati. Non vogliamo rischiare di perdere ogni possibilità di continuare a giocare. Arion, tu cosa hai deciso? Ho riflettuto molto, molto a lungo. Ora sono certo di voler giocare a calcio sul serio. Incredibile. Non si rassegna mai. Ma non da solo. Voglio scendere in campo con i miei compagni della Raimon. Per questo voglio combattere il quinto settore. Così potremo tutti giocare liberamente a calcio, insieme. Anch'io. Io pure. Ho deciso di lottare. In tal caso non ho scelta. Ti seguirò, Riki. Davvero? Non mi interessano così tanti i miei voti. E mi sono divertito troppo nella prima partita per rinunciare adesso. Grande! Cinque di loro sono decisi a resistere nonostante le minacce del quinto settore. E Sherwin è a capo di tutto. Bene, preparatevi a partire per il collegio, fiducia incrollabile. Il collegio non è facile da raggiungere in bus, dovremmo fare un pezzo a piedi. Preparatevi per una scarpinata. Ehi, Mad Dog? Proprio sì, tranquillo. Parla con Veteran. Ora è questo quello di cui parlavo qualche episodio fa. Quel che c'era un pezzetto di strada da fare a piedi. Era fiducia incrollabile allora. E come ho detto nello scorso episodio, faremo crollare la loro fiducia. Non possiamo andare in macchina, ti prego, se le tue gambe sono stanche figurati le mie. Vabbè allora, però pure voi. È ancora un bel po' di strada da fare. Ho deciso che sfiderò quelli che trovo qua per il cammino, perché almeno mi alleno un po'. Ne ho sfidati alcuni, ma mi serve un livello più alto da affrontare. Con Michael invece ho il tiro il serpente a sonagli, che non mi ricordo se effettivamente lui lo potenzia con evoluzione o conversione. Mi sembra evoluzione e non versione. Tanto per il momento non ho nessuno da reclutare. Forse qualcuno della... dell'ultima scuola che affronteremo. Era nascosto dietro la macchina. Sta giocando a nascondino. Ci ha visto. Pammete. Chi più ne ha più ne metta. Ecco, già saliamo di livello velocemente contro queste squadre così. Devo trovare qualcuno che però mi venda qualcosa. Quello mi farà sicuramente reclutare qualcuno che ho già sconfitto, perché non può essere altrimenti. Vado di qua sperando che non mi assalgono. Oh no, che non mi assalgono. Dovrei tirare con Riccardo ora, perché con me ho finito tutti quanti i punti. Eccoci qua, entriamo nel tunnel. Sì sì, è proprio questo quello di cui stavo parlando. Cioè questa specie di tunnel. Cos'è qui? Ah ok, per l'acqua probabilmente. Porta chiusa, cos'è? Uscita di emergenza, e beh. Ma i bambini che giocano nel tunnel. Però sembra un tunnel per farci passare le macchine. Bello comunque sia. È un bel paesaggio. Peccato che non si possa roteare la visuale qui. Davvero carino. Ok, siamo quasi arrivati. Qui c'è uno che non ha più fiato, che dovrebbe fare un po' di esercizio come me, guarda un po'. Ancora un po' ci sei quasi. Però io, nonostante debba fare esercizio, ho una grande resistenza. E quindi è un piccolo vanto e io me ne vanto. Ok, l'ultimo giocatore da affrontare per questa scalinata. Un'altra bestia di luce? Davvero? Vediamo un po'. Ah, bestia di luce B. Abbiamo già affrontato prima B. Ce l'hai fatto ad arrivare fin qua. Il collegio Felice Incrollabile è un po' più avanti. Prima però faresti meglio a riprendere fiato. Ma io non ho fiato perché sono un ammasso di dati. Collegio, fiducia incrollabile. Alla fine ci incontriamo, Blade? Benvenuto, Infinity. Saluta i giocatori del fiducia incrollabile. Perché? Perché? Sono cattivi loro. Ma questi sono i miei compagni di squadra. Quelli devono essere tre imperiali. Chissà di cosa stanno parlando con Victor.
Per me è lui la più grande minaccia in questa partita. Nessuno sa cosa ha intenzione di combinare. Meglio non passargli la palla. Vediamo un po'. Che vuoi? Non vedi che stiamo parlando di cose importanti? sto portiere! Aum! Vi ridurrò in polvere. Victor non lo da dire. E il capo? Maxi. Sei solo del primo anno, ma sei un imperiale di primo livello. Devi essere davvero bravo. Il Quinn Strada ha ordine di fare a pezzi la Raimon. Ma questo probabilmente lo sai già, vero Blade? Ovviamente. Bene, immagino sarà un piacere lavorare con te. Bambini piccoli che fanno... con questa risata malvagia, già a 13 anni. Attenzione, la partita sta per cominciare, tutti pronti? Guardate che se cercate di vincere noi ve lo impediremo. Dobbiamo proteggere il calcio per noi stessi. Proteggere il calcio per voi stessi? No. Aaron, non dobbiamo arrenderci. Sì, capitano. Allora, già che abbiamo il capitano dalla nostra parte è tanto. È tantissimo avere il capitano dalla tua parte. Parla con Rosie. Se non vuoi che quei brutti ceffi ti battano è meglio avere una squadra di livello 11-13. Vuoi iniziare a giocare? Metti Aaron, Riccardo e Gabi in squadra. Più che altro, il fatto di avere un livello 11-13 è una cosa per assicurarti la vittoria al 100%. Anzi, se stai al 13 sei ancora più forte di loro. Mentre io che sto al livello 10 me la cavo abbastanza, diciamo. Speriamo che l'altra serata del Felice Incrollabile non sia troppo terribile. Solo a pensarci mi vengono i brividi. Oh, scusami, non dovrei parlarti così poco prima della partita. Spero solo che non capiti nulla mia virtuosa. Dichiarati! Il secondo incontro del blocco A del torneo della zona est sta per iniziare. Il collegio Fiducia Incrollabile contro la Raimon Junior High. E Fiducia Incrollabile è famoso per la sua tattica aggressiva. Useranno ogni mezzo contro la Raimon, finalista dello scorso anno. Te lo ricordo un'ultima volta. Il quinto settore vuole che la Raimon perda per 1-0. Non dimenticarlo. Mi dispiace, Victor, ma non obbedirò a quegli ordini. Ho promesso a me stesso di non mentire al calcio. Oh, idiota. Sherwind, ancora una cosa. In questa partita io ti polverizzerò. Cosa? Già. Vuole farti fuori. Vedi, livello squadra 12, ma se ora noi andiamo a vedere... Ce hanno solo forse uno, 17 è la fresca. 16, tutti e 12 tranne 2 al 16 e 17. Sì, solo Infinity 17 e Mega mi sembra al 12, al 16. Vabbè, insomma. Sono abbastanza decenti, sono abbastanza decenti. Non lo nego, non lo nego. La verità è che non mi fanno tanta paura. Ok, guida Victor al cerchio palla a piede. Facciamo una cosa a capirci. Levati dalle scatole! Infinity, mamma mia. Ecco, no, Victor, a Victor! Mannaggia! Bene. Va bene, va bene, va bene. Devo stare calmo, tranquillo, perché so che ce la posso fare. Victor, stai andando dalla parte sbagliata! Ma cosa stai facendo? Fermati, Blade! Non sta sbagliando. Ha fatto bene. Gol! La Raimon sblocca il risultato. Manuto gol! Che disdetta! Cosa? Avevo il presentimento che avrebbe provato a sabotare la partita, ma non così. Ehi, Blade, perché non lasci che ti aiutiamo ad affossare questi mocciosi? Non vale se ti diverti solo tu. L'ha fatto per un motivo ben preciso. Se in un primo momento si possa pensare che l'ha fatto perché vuole appunto sabotare la partita, in realtà non è così. L'ha fatto perché il collegio Fiducia Incrollabile aveva un gol da fare. Quindi facendolo Blade ha tolto la possibilità appunto a Fiducia Incrollabile di fare gol.
Così i loro voti non si alzano e se la prendono in quel posto. Tutti. Non solo loro, anche noi. Oh, aia! Arbitro, sei cieco, non fanno che falciarci! Sono fallosi, ma non in modo plateale. Così da non venire visti dall'arbitro. Sono esperti del gioco sporco. È questo il loro altro segreto. E nessuno ha mai visto una partita... Va bene. Voglio dire, nessuno ha mai visto una partita, quindi William Glass non ha potuto avere questi dati. Allora, abbiamo una tecnica nuova, grande muraglia. Perché, dato che lui è cinese, è ovvio che usi grande muraglia, no? Vai, sopra il merlo. Lì, preciso, baldanzoso. Non devo finire in fuori gioco. Potevo forse... Se la lanciavo era meglio. C'era Arion di là che non sta in fuori gioco. Vai, eccolo, possiamo bloccarlo. Tranne se usa finta boomerang. Va bene, può usarla forse un'altra volta, non ne sono sicuro. Ok, ora ti blocco io. Grande, cinta di nebbia. Ora non mi vedi. Ciao! Perfetto. Ottimo. Bene, è ora di demolirvi come si conviene, a cominciare da te! Senza spirito. Ah! Quel criminale ha puntato dentro la tua gamba. La tua caviglia è diventata rossa, stai bene? Mamma mia, come l'ha vista! La tua caviglia è diventata rossa, stai bene? Sto bene. Posso continuare. Ah! A giudicare da come si è gonfiata la svelta, direi che hanno modificato gli scarpini per massimizzare il danno dei falli. Sì, mi piace sentire come urli. Tu hai dei seri problemi, eh. Dai, lascia che riservi lo stesso trattamento anche all'altra gamba. Ma allora, tu Gab pure sei masochista, eh. Cioè, lo sai, te l'ha appena detto, fermati, lancio la palla. Ah, Gabi! Eh? Beh, Vladimir. Vlad, presto, aiuta mio fratello! No, questo è troppo. Forse è davvero impossibile battere il quinto settore. Di questo passo non riusciremo mai a riportare in vita il vero calcio. No. Guida Arion, cerchio arancione, palla al piede. Ragazzi, bloccateli però, eh. Sì. Mamma mia! Quanto? Non ho più punti con Arion. Di già, come l'ho consumati? Neanche mi ricordo di averli fatti con Arion. Forse un giro di vento ho fatto, ma uno. Vabbè, se lo mangiano così, se lo mangiano. Eccolo, fregato! E ora, la grande muraglia! Oh yeah! Guardalo. Devo passare la palla per evitare che... Eccola, perfetto. Arion! Dai! Ora tocca a te, Sherwind! Dovrebbero avere un evocatore loro, ma non si sa chi è. Arion! Ehi, non così in fretta, Maxim. Dobbiamo lasciare a Blade il tempo di finirlo. Ah, sì, lo so. Ok, Blade, fallo fuori. Falli fuori, perché non è fallo, ma... Sherwind, io... Oh, la piccola canaglia è di nuovo in piedi! Arion! Devo difendere il calcio, ma per farlo devo vincere, a ogni costo! Insomma, basta! Calcio, calcio, calcio! Non pensi mai l'altro nella tua misera vita? Ora tirerò da qui, e ti assicuro che il mio tiro ti sfonderà! E allora? Fare il tuo peggio, Victor, io non mi sposto, lotterò fino alla fine! Ma perché? Perché fare qualsiasi cosa per difendere il calcio? Io amo il calcio! Eh? Stiamo giocando da ore, non sei stanco, Vic? Io nemmeno per sogno, sarei tu stanco. Io non smetto, non voglio di sicuro perdere contro di te, Vlad.
Veramente? Ti piacerebbe giocare a calcio, Vic? Sì, e quindi che c'è di male? Io adoro il calcio e non voglio perdere. L'amore per il calcio ti spinge a voler vincere sempre. Oh, silenzio! Ah, non scherzavi, Blade? Mi sa che hai fatto fuori la nostra Lady Arion per sempre. Non posso credere che si sia rialzato. Non posso mollare, amo troppo il calcio. Ma come? Davvero, ma cosa ci trovi nel calcio? Alla fine si tratta di prendere a calcio una stupida palla su un campo, no? Che cosa hai detto? Ah sì, dai, hai capito. Chi vorrebbe mai essere un campione di uno sport del genere? Che senso ha? Beh, se non ci pensi tu quel piccolo fanatico lo farò io. Lo ridurrò talmente male che non potrà mai più giocare. Arion, spostati! Sono spiacente, signora Blade. Le gambe di suo figlio... vere... No, non può essere vero. Vlad, lui potrà giocare di nuovo, vero dottore? Dottore! Ma il mio sogno... Il mio sogno è diventare un calciatore di livello internazionale. Voglio giocare davanti a tutto il mondo. Amo ancora il calcio, Vic, non posso mollare. È il calcio stesso che mi costringe a non mollare. Ah, Arion! Quanto amo queste scene così. Blade! Che cosa vuoi fare? Levati di mezzo! Voi due... Voi due non avete il diritto di parlare di calcio! Queste scene così, se ce ne fossero di più, sarebbero fantastiche. Vai, potenza massima! Stoccata micidiale! Segna! Cos'è, un pipistrello? Vai così. Beccatevi questa! Beccatevi questa! L'ho detto che vi avrei fatto crollare, la vostra fiducia crollerà! Victor, bravissimo! Ma non volevi distruggere il calcio? Sì, io distruggerò il calcio. Distruggerò questo calcio marcio e corrotto. Lo giuro. Ah? D'accordo, ora basta. Osservate bene. Questo è il vero calcio. Eccolo. Maledetto traditore. Ma stai zitto. Schifoso. Allenatore Evans, lo sapeva già, vero? Aveva previsto che Blade avrebbe cambiato idea. Mark vede il futuro. Wow, 20 minuti ancora al primo tempo. Mancano 10. Beh, potremmo anche finirla così il primo tempo e poi giocare il secondo e proprio sfondarci. Però vorrei far segnare a Riccardo, perché a dire il vero potrebbe anche parare il tiro di Blade, il portierazzo, eh. Non è una mezza calzetta come si pensa il portiere. Quel gol l'abbiamo fatto con Blade perché era inevitabile farlo. Mentre ora con Riccardo, avendo il tiro sonoro versione 2, siamo molto più forti e quindi una semplice parata non può fare nulla. Devi essere proprio un portiere eccezionale per poter parare quel tiro senza problemi, con una tecnica debole oltretutto. Non ne segnerete altri? Ma guarda, se non ne segniamo altri io sto comunque tranquillo, l'importante è che non ne fate voi. E voi non ne farete più, caro mio. Ma sì, fai passare il tempo con il tuo squalto finta boomerang. O piuttosto, hai imparato Dash Train tu? Ah no, devo avere palla però. No, questo è DKB, non è Subaru. Subaru impara... Oddio, Dash Train, non so come... Non mi ricordo in italiano, non è che non lo so. È che non mi ricordo. Tanti anni sono passati da quando ho giocato questo Inazuma Eleven. Poi, come ho detto, non ho mai giocato Chrono Stones, quindi... Neanche mi ricordo i nomi. Chrono Stones lo sto giocando ora per poi arrivare a portarvelo come video, però
non c'è la squadra, non c'è la Raimon, ci sono gli Arions. Siete poca cosa, vi riprenderemo. No, rimarrà così, caro mio. Ah, che razza di partita, sono tutti a pezzi. Arion, ti sei fatto male? Sto bene, sono pronto a combattere ancora nel secondo tempo. Bene, allora. Anch'io, non ho finito con quei farabutti. E voi altri? No, ragazzi? Gabi, se rientri in campo con un infortunio del genere, potrebbe essere l'ultima volta che giochi a calcio. Ma sai, Riccardo, forse perché voi siete dei ragazzini, allora potrebbe andare diversamente, ma i giocatori veri hanno i migliori dottori al mondo e hanno delle medicine che aiutano il loro corpo a guarire più in fretta dopo un infortunio grave. Quelli che si operano al ginocchio, agli stinchi, ai femore, loro in pochissimo tempo tornano a giocare, ma perché hanno i dottori migliori al mondo, perché sono giocatori strapagati e il calcio fa girare miliardi e miliardi di euro ogni singolo giorno. Quindi magari voi che siete ragazzini non siete una cosa a livello professionale, però insomma i dottori buoni ce l'avete anche voi. Ma se non vinciamo questa partita potrebbe essere l'ultima volta per tutti quanti. Ma non ti preoccupare. Qualsiasi cosa accada, farò di tutto per difendere il calcio. Il vero calcio. Honda, Chan Cheng, Balzac, Kebe e tu, Peabody. Guardando i vostri compagni, non sentite qualcosa risvegliarsi dentro di voi? Ma vi siete allenati insieme, avete lavorato insieme, siete una squadra. Vedendoli lottare come se ne andasse delle loro stesse vite, non provate nulla. Lo so che capite di cosa sto parlando. Volete salvare il calcio tanto quanto lo vogliono i vostri compagni. Cos'era? Accidenti, ha ragione. Sì, mister, voglio tornare in campo e fargliela pagare a quei delinquenti. Ok che quando tu hai un copione di doppiaggio c'è scritto spork, ovvero che devi fare un verso tipo strano, tutto quanto incarognito, però dategli più di una semplice traccia audio. Non mi importa cosa andremo. Sembrava un karateka. D'ora in avanti difenderemo il calcio che vogliamo giocare. Meno male. Bravo, Subaru. Va bene, ci sto. Non lascerò i miei compagni da soli. Bene. Ok, non mi tirerò indietro manco io. Se le cose stanno così, proprio no. Da dove vieni? Messi il romano? Quindi, insomma, ci sto anch'io. Meno male. Ce l'hai fatta, Mark. Li hai convinti tutti. Sembra proprio di sì. Beh, Mark Evans. Ascoltatemi. Se non ti ispira questa lui... è una partita seria. Torniamo in campo e diamo loro una lezione che non dimenticheranno. Ottimo. Sì! Se non ti ispira Mark Evans, lascia perdere. Non è per te proprio. Ok, cerchiamo di far recuperare i punti ai nostri compagnucci. Arion che ne ha più bisogno. IPE, i punti energia. Oh mio dio, Arion è proprio a secco. Beh, invece di 3-4, insomma, è un bel passo avanti. O forse ho contato male io. Ma mi sembra 4. Ok, rubiamo subito palla. Ci voglio riprovare con... Ah, ok, loro. In Chronostones, quando un avversario attiva lo spirito guerriero, puoi attivarlo anche tu. Ed è quello che intendo fare. Ah! Come ancora 3? Ma Victor? Cioè, voglio dire, ora è un compagno di squadra a tutti gli effetti, perché non... Strano. Tattica speciale. Oltre il cielo. Beh, questa è forte, ragazzi. Non senza nulla togliere agli altri, ma questa è veramente forte. Proviamo con cinta di nebbia. Wahey! Ciao! Se passiamo palla al capitano che sta... Ecco, perfetto. Stava leggermente in fuorigioco, ma ora è dentro. Ella come lo supera? Amico, assaggia.
l'armonia atomica! Vai così! Gol! Gol! Ve l'ho detto che il livello squadra, tra quello che ti dice il computer, è solo per farti vincere al 100% tra 11 e 13. Io sto al 10 e guarda un po', 3-1. Dai, forse perché sono troppo bravo a giocare, non lo so. Ed io bravo non sono, quindi il cerchio si restringe. Vorrei provare a segnare con V. Niente, lascia perdere. Ho cliccato per sbaglio sul... Ho attaccato per sbaglio con lo stilo un punto che non dovevo toccare. Bene, ho ancora un po' di punti con Riccardo. Non penso di poter fare armonia atomica. No. No, vabbè. Niente. Pensavo. Scudo titanico! Beh, se non paravi questo era grave, zio. Ehi! No, vabbè, leviamolo. Vuela, come ti mangio? Ti scarto, vai! Eccolo, Subaru! Non ce l'ha ancora, nessuna tecnica. Aia! Aio! Beh, magari si potenzia Cinta di Nebbia. E tante volte l'ha usata, eh? Quindi sarebbe anche ora. Mm? Che dici? Arion. Un momento! Potrei tirare con Vladimir, che oramai... Quello c'ha... C'ha lo spirito guerriero scarico, eh? Vittoria di vento sotto porta, proprio gli faccio proprio il culetto nero. Portiere, quando è che ti si scarica lo spirito guerriero? Fuori gioco. Ma dai, pensavo stesse dietro. Vabbè, dai. A portiere, mannaggia a portiere. Chi è questo? Chi è? È finito invece. Tre a uno! La vittoria ci aspettava di diritto! Come abbiamo fatto a perdere? Abbiamo vinto! Musica per le mie orecchie! Wow, ragazzi, è stata tosta, eh? Onnipresenza! Vabbè. Carica degli elefanti, buono. Attacco doppio più, quindi più più. Toccate fuga! Bella, oltre ad essere anche una bellissima melodia, ce l'abbiamo fatta ancora una è volta. Anche una bellissima tecnica di Inazuma Eleven. Sì, incredibile! Ci hai condotto in semifinale, capitano. Complimenti. Non ci posso credere. Cioè, li abbiamo proprio fatti a pezzettini. Siamo spacciati. Stavolta non abbiamo davvero scampo. Non ho dubbi. Sicuro? Ma non essere sempre così negativo. Ora dobbiamo solo continuare a premere sull'acceleratore, no? Esatto. Giusto! Il calcio è più divertente quando si può giocare nella maniera giusta. Loro, il quinto settore, non ti può neanche far chiudere il club o farlo demolire, per così dire. Perché sorgerebbero troppe domande. Ma come? La Raimon ha vinto e gli fanno chiudere il club? Cosa c'è sotto? E i giornalisti, quando vogliono, sanno essere cattivi. Sanno essere davvero scrupolosi, ecco. Scrupolosi nel loro lavoro. Poi in realtà si scopre che il piano è tutto un altro, quindi... Vuoi dirlo forte? Non ha senso questo discorso. Avete giocato tutti alla grande. Questa è la vostra prima vera vittoria. E l'avete conquistata come una vera squadra, tutti insieme. Esatto. Ma abbiamo ancora molta strada da fare. A ogni turno, il quinto settore proverà a ostacolarci. È vero. Ho come la sensazione che questi ragazzi alla fine se la caveranno. Però ho per il rotto della cuffia proprio. Ma ci hanno battuto! Davvero molto deludente, Infinity. Non c'è bisogno di imperiali inutili, lo sai. Il tuo futuro non è molto roseo. Oh!
aspetti, io... Ma ci siamo impegnati al massimo. Abbiamo davvero, davvero dato tutto. Non è vero. Patetici. Victor, grazie per quello che hai fatto oggi. Non sono stato chiaro? Non lo faccio per te. È solo che quelli non li sopporto, tutto qui. Ok, beh, grazie lo stesso. Lo sai bene anche tu. Blade, hai contravvenuto ai tuoi ordini. No? Ehi, hai sentito cosa è successo al cammino imperiale? Come no? Quell'imperiale di primo livello ha disobbedito agli ordini del quinto settore. Com'è che si chiama? Blade, vero? Sì, Victor Blade. Victor. Oh. Lo conosci? Guarda, come potrei un po'. Dimenticarlo? Ha cercato di scomparire, ma non se ne andrà mai dai miei pensieri. Victor Blade, il mio più grande nemico. Comandante! Il nostro avversario nella semifinale della fase di qualificazione è cambiato. Come sarebbe cambiato? Ora la Royal Academy gioca contro la Raymond Junior High. Affronteremo la Raymond, signore. Oh. E così ci incontriamo di nuovo, Raymond. Deve essere il destino. Oh, che doppiatore che c'ha. Che doppiatore che ha il medico Jude. È deciso. Ci ribelleremo al quinto settore per far tornare il vero calcio. L'unico dettaglio è che proprio non ci aspettavamo i nostri prossimi avversari. Andrà tutto bene. Vero? Scopri cosa succede in Un ritorno inatteso. Oh, bello, bello, bello davvero. Bello davvero, il prossimo capitolo. Bene, Cuggia, anche questo episodio di Inazuma Eleven Go finisce qui. È stato davvero bello, ma il prossimo sarà ancora più bello. Ogni capitolo che passa diventa sempre, sempre più bello. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi e ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video. Bye bye!